La storia nostra è di Cesare Pascarella. Quelli? Ma quelli, amico, erano gente che prima di fare un passo ci pensavano. Dunque, se il posto non era eccellente, che te credi che ce la fabbricavano? A quei tempi lì non c'era niente, dunque, me capirai, la cominciavano. Qualunque posto gli era indifferente, la potevano fa dovunque andavano, la potevano fa pure a Milano o in qualunque altro sito dell'intorno, magari più vicino e più lontano. Potevano, ma intanto la morale fu che Roma, se te la fabbricarono qui, ma è naturale. Qui ci avevano tutto, la pianura, i monti, la campagna, l'acqua, il vino, tutto. Volete andare a villeggiatura? Ecco Darbano, Tivoli, Marino. Ti piace il mare? Sorti dalle mura e con Duzzoppi ti trovi a Fiumicino. Ti piace di sfoggiare in architettura? Ecco la Puzzolana e il Travertino. Qui è il fiume per poterci fare i ponti. Qui l'acqua per poter fare le fontane, qui Ripetta, Trastevere, Rimonti, tutte località predestinate a diventare, nell'epoca lontana, tutte quelle che poi sono diventate. E adesso abbiamo invece il giorno del giudizio di Gioacchino Belli. Quattro agnoloni con le trombe in bocca si metteranno uno per cantone a sonare. Poi con tanto devozione cominceranno a dì, fuori a chi tocca. Allora verrà su una filastrocca de scherzi dalla terra a pecorone per ripiar figura de persone, come pulcini intorno dalla biocca. E sta biocca sarà Dio benedetto, che farà due parti, bianca e nera, una panna in cantina, una sul tetto. All'ultimo uscirà una sonagliera d'angioli e come si s'andassi a letto, morseranno i lumi e buonasera.